Ciao gente, benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo a Madrid, sono di nuovo in viaggio per lavoro. È stata una corsa per arrivare qui, anzi no, non è vero, non è stata una corsa, però quando faccio queste cose per lavoro, che devo prendere una macchina, fare le cose per bene senza fare cavolate varie, cerco di prendermela con calma e stare molto attenta, e quindi non ho avuto modo di parlarvi, ma eccoci qua, siamo in hotel, ho fatto finalmente check-in e adesso possiamo finalmente parlare. Sono di nuovo in viaggio per lavoro, come vi dicevo, questa volta a Madrid. Fortunatamente sono in un posto che forse potrò anche visitare almeno un pochino, infatti già stasera forse andiamo a mangiare a Madrid, vediamo, cerco un po' di posticini e poi decido. Intanto questa è la stanza, piccolina ma carina, sembra pulita, che è la cosa fondamentale per me. Bagnetto, hanno anche il bidet, molto bene, basta, mi sistemo e poi ne riparliamo. Eccomi ancora qua, non vi ho fatto vedere il mio OOTD, l'outfit of the day. Sono molto molto easy perché quando viaggio voglio essere comoda e allo stesso tempo non prendere freddo, quindi rimanere sempre coperta, calda, e quindi sto indossando i miei jeans super skinny di Levi's. E in realtà questa è una scelta un po' funzionale perché siccome sono qui per lavoro, adesso accendo la luce così magari mi vedete meglio, eccoci qua, siccome sono qui per lavoro devo comunque rimanere vestita in un certo modo e quindi presentabile, diciamo così. E quindi l'outfit numero uno sono questi pantaloni qua che indosserò anche domani per forza, giusto per andare a vedere come vanno le cose. Questo invece è un maglioncino in cashmere, super super caldo e super comodo e abbastanza oversize, per cui rimane un po' larghino. Se lo lascio giù ho questo effetto qua che non mi dispiace, però stasera per essere un pochino più vestita da sera ho deciso di tirarlo su, ma comunque sarò ben coperta e non si vedrà. Comunque, come vi dicevo, sono qui per lavoro, per cui gli outfit sono limitati, non mi porto troppe cose, anche perché l'esperienza insegna che poi torno con metà della valigia non indossata ed è peso inutile che mi porto dietro. E siccome sono qui per lavorare in circuito per un evento che abbiamo lì, non servono cose troppo particolari e tra l'altro anche le cose che indosserò per lavorare vanno bene anche per andare in giro, sono casual ed elegantine, diciamo un casual però con stile, il mio solito, e quindi questa è la scelta di base, questa è la logica dietro la scelta degli outfit. Ovviamente anche le scarpe sono nello stesso mood, per cui ho queste scarpe nere da ginnastica, tristissime, però era l'unico modo per avere le scarpe nere, anche perché partire con i mocassini non era un'opzione, comunque in circuito non puoi andare con i mocassini, e quindi questa è la scarpa numero uno. E poi un altro cambio che però vedrò, non so se indosserò, sono le Superga super bianche e vediamo cosa decidono di farmi indossare. Alla fine ho deciso di rinunciare all'idea di andare a Madrid perché mi trovo a San Sebastian e ho guardato un po', ho studiato un po' come arrivare a Madrid, ho la macchina a noleggio, ma vi confesso che mi mette un po' d'ansia girare in macchina in posti che non conosco, perché poi essendo qui per lavoro non voglio prendere multe, non voglio combinare guai, questo è il motivo di base, per cui se fossi qui per svago, per conto mio, me ne fregherei abbastanza e andrei comunque, ma essendo per lavoro appunto non vorrei creare problemi a nessuno.
E quindi ci ho rinunciato, visto che comunque si è fatta una certa. Mi sono ricordata che non ho il deodorante, quindi devo andare a recuperare il deodorante. Per cui andiamo al centro commerciale di San Sebastian, così facciamo un due in uno. Recuperiamo il deodorante e la cena. E magari ci scappa anche un giro, magari, ma dico magari, non si sa mai. Vediamo se c'ho voglia perché fuori piove. Questa è poi un'altra delle ragioni per cui non mi azzardo ad andare a quest'ora a Madrid. E mi sono però promessa, non lo so se poi succederà perché poi va un po' così, mi sono promessa di andare a letto presto, vediamo se ci riesco, e di svegliarmi presto domani mattina per prendere i mezzi e quindi andare in treno verso Madrid e tornare coi mezzi. Per poi farmi un giretto in centro velocissimo, mangiare una cosa e poi andare verso il circuito nel pomeriggio. Per cui vediamo se riesco a farlo e vi porterò ovviamente con me, lo vedrete. E se no, faremo qualche cosa qui. Intanto andiamo in missione deodorante e cibo. Altre due parole prima di uscire. Ci tenevo a farvi vedere il mio fantastico outfit a pioggia, per cui in tanti mi prendono in giro perché mi chiamano un po' tipo ispettore gadget. Ma io invece dico di essere più Paddington, l'orsetto coccoloso. Comunque è un outfit molto intelligente perché ti ripara dalla pioggia senza dover utilizzare l'ombrello, perché il trench a lungo ti tiene coperta e ti ripara anche dal vento, e in più il cappellino, e sono tutte e due di Zara. Il cappellino a secchiello lo fanno quasi tutte le stagioni, per cui dovreste trovarlo. Il trench è abbastanza evergreen. Comunque, andiamo. Ah, ecco, poi in aeroporto ovviamente non mi sono fatta mancare nulla e ho comprato anche le patch, visto che le avevo finite. Boh, basta con le chiacchiere, sennò si fa tardi di nuovo e la nostra missione va a farsi benedire. Andiamo. Sono al centro commerciale Plaza Nord ed è enorme questo posto, c'è di tutto. Dalle cose per la casa, alla tecnologia, supermercato, abbigliamento. Il cibo invece scarseggia, non lo sto trovando. Forse devo andare in quella direzione per trovarlo. Boh, adesso lo scopriremo insieme. Intanto i miei occhi hanno visto una cosa molto interessante. Se troviamo questo posto qua sarà perfetto. Wow, è troppo carino qui dentro. C'è dei centri commerciali, cioè. No, vabbè, perché non gli davo 2 lire, mi sono dovuta ricredere in un attimo. Ho trovato un posticino da mangiare, questo è riso con verdure. Una roba buonissima. Vi ho inquadrato il numero della mia stanza perché in realtà mi ha ricordato il voto che ho preso per la mia laurea. Mi fa sempre ridere la carica dei 101. Comunque, la cena buonissima. Ho azzardato questo concentrato altissimo di soia perché nel condimento c'era il tofu e il heura, che è tipo uno sostituto della carne a base di proteine della soia. E vedremo, vedremo come va, anche perché io la sto evitando un po' la soia perché mi fa star male, però ultimamente sto facendo delle prove con alcuni alimenti per reintrodurli, perché la soia è parecchio che non la mangio, però ho il dubbio che sia in realtà la salsa di soia che contiene glutine e non la soia in sé, per cui se la soia magari è più di qualità che un tofu di qualità, non mi fa star male. Vedremo come andrà stanotte. Spero di star bene, anche perché essendo qui per lavoro non vorrei star male. Comunque facciamo unboxing, che è la nostra cosa preferita da fare. Ho comprato
le seguenti cose. Uno, ero andata per il deodorante. In realtà ho trovato questo shampoo che amo e in versione mini, per cui anche se non lo finirò lo potrò portare a casa. Poi ho preso ovviamente il leva smalto perché tutte le volte me lo dimentico a casa e mi sono dimenticata di togliere lo smalto, anche perché mi piace. Ma si sta rovinando e quindi ora di dopodomani, quando sarà l'evento, sarà brutto da vedere e meglio toglierlo e non avere smalto sulle mani che avere uno smalto tutto rovinato. Poi, terza cosa, una maschera per i capelli. Questa dovrebbe bastare per due utilizzi. E sono esattamente le volte che laverò i capelli qui, anche perché sono in condizioni pietose. Infine, la cosa per cui ero andata al supermercato, il deodorante. Ho preso questo, che almeno è roll-on, non è spray, lo posso portare in aereo e anche se non dovesse starci dentro la busta, non mi spiace buttarlo per quello che è costato. Basta. Non ho cambiato deodorante, solo che ho finito il mio Vichy e praticamente sto procrastinando l'ordine su Efarma da boh, sarà un mese, e nel mentre sto usando il deodorante spray di forse Borotalco e Neutro Roberts e stanno funzionando benissimo. Non mi piacciono tantissimo perché quando spruzzo profumi o deodoranti troppo forti mi sento un po' male. I profumi troppo forti mi fanno star male e allora mi tocca aprire tutte le finestre nel bagno e non è ideale quando sei appena uscito dalla doccia. E quindi tornerò a usare il mio Vichy, solo che devo muovermi e fare l'ordine. Basta, è tutto per oggi. Vado a farmi la doccia. Mi preparo la mia camomilla e vado a nanna. Buongiorno, sono di nuovo pronta per una nuova giornata con il mio super trench. Mi sto dirigendo verso il centro di Madrid. Ho già lavorato un po' stamattina e cercherò un posticino dove fermarmi con il computer e in realtà avrò solo il tempo di fare magari solo un giretto veloce e pranzare per poi tornare indietro, quindi andiamo. Questa è la vista dall'uscita dell'hotel. Non so se potete vedere in lontananza, ma si vedono i campi. Adesso ho capito esattamente dove mi trovo, praticamente sono dietro l'ospedale Santa Sofia. E adesso faremo l'esperienza di prendere la metropolitana. È stata un'impresa, ma ce l'ho fatta. Ho preso il mio biglietto, ho usato quella macchinetta lì rossa perché questa qua era facile da usare, ma più intuitiva l'altra perché mentre su quella blu praticamente devi sapere già che tipo di biglietto vuoi, su quella rossa puoi digitare la fermata che devi raggiungere e ti dà lei stessa i biglietti da prendere. Tra l'altro non si può acquistare il biglietto senza la tesserina e quindi ho dovuto comprare anche la tessera, mi è costato 2,50 euro e il biglietto per raggiungere il centro 3 euro, quindi ho pagato in tutto 8,50 euro perché mi sono già comprata anche il biglietto di ritorno. Ma che bello qui. Sembra tutto molto pulito, molto ordinato. Non so se è perché è una stazione nuova, devo informarmi, però è tutto molto pulito. Rispetto a Milano è un altro livello. E se devo pensare che questa è una fermata di un paesino dell'hinterland di Madrid, wow! Cioè, se penso alle fermate di Cascina Gobba o Molino Dorino, mi viene da piangere, mentre queste, cioè, guardate anche i pavimenti, pulitissimi. Tutto brilla, tutto luccica. Siamo in centro a Madrid,
abbiamo pochissimo tempo a disposizione, per cui ci dirigiamo subito verso il Palazzo Reale, facciamo una passeggiata nel centro per poi prendere la metro da un'altra parte e tornare indietro. Mi sono fermata a Plaza de España, riderete molto in questo video perché non sono brava con le pronunce in spagnolo, ma ci proverò, mi impegnerò, ve lo prometto. Qui è già Natale. Se c'è una cosa è che quest'anno non è riuscito a togliermi la voglia del Natale, anzi è ancora più forte, lo adoro con tutta me stessa, non vedo l'ora che arrivi. Cosa c'è di più emblematico che il monumento Cervantes per iniziare questo giro turistico? Wow! Meraviglioso. Costeggiando il Palazzo Reale, passando sul lato sinistro, si può vedere la piazza d'Oriente e poi ci dirigiamo verso i famosi giardini di Lepanto. Da questo lato poi si vede la Plaza della Armeria ed è bellissimo da qui, c'è una vista pazzesca. Vi faccio vedere velocemente. Questo poi è il Palazzo del Duc de Lucena. Oh, spero si pronunci così, ma è troppo maestoso. Non possiamo però perderci la vista più in là. Diciamo che mi lascio molto ispirare da quello che vedo e quindi poi decido di prendere delle deviazioni, ma lì sembra una cosa da non perdere. Poi è bellissimo anche quest'altro lato del palazzo. C'è un'esplosione d'autunno. Siamo arrivati ora alla Calle Mayor, la via maggiore, il corso maggiore, boh. Correggetemi pure, imparo super volentieri. Avevo impostato questo edificio, il Consejo de Estado, come punto da raggiungere per poi andare verso Plaza Mayor e per strada ovviamente ci fermeremo per ammirare altre meraviglie, come ad esempio questo che è l'Istituto Italiano di Cultura. Guarda un po' che caso essermi imbattuta in questo edificio, tra l'altro stupendo. Questa è poi la Cattedrale Castrense, molto carina. Intanto qui abbiamo la Plaza della Villa con Casa della Villa. Che belle queste piante, devo darla come spunto a mio papà, è una composizione autunnale bellissima. Wow. Poi abbiamo il Mercato de San Miguel. Direi che siamo arrivati allo scorcio per Plaza Mayor. Qui sono in corso i preparativi per il villaggio di Natale. Che meraviglia! Wow! Questo palazzo è veramente stupendo, guardate che cosa è. Questa è una delle piazze più antiche della Spagna e se non sbaglio anche una delle più grandi. È meravigliosa. La caratteristica principale sono questi palazzi a tre piani che sono stati costruiti quando la piazza è stata ricostruita. Questa è una piazza veramente ricca di storia, vale la pena andare a studiare un po' di storia su questo perché adesso io non sono in grado di raccontarvi esattamente tutto quanto, ma mi sono fatta una letta veloce e c'è un sacco di storia da scoprire su questa piazza, per cui andatevi a leggere
quello che c'è su internet, e se avete la possibilità venite a visitarla perché è letteralmente meravigliosa. Un ultimo sguardo veloce prima di incamminarci sul nostro giro turistico. Ora stiamo andando verso Plaza de Pontellos, come ha detto la mia Maps. Andiamo a vedere e scoprire le meraviglie che ci aspettano anche a Puerta del Sol. Ed eccoci, arrivati in un attimo. È tutto più vicino di quello che penso. Continuiamo ora verso Puerta del Sol. Qui sono in pieno i lavori, per cui continuiamo il nostro giro per Calle de Carreta verso il Parco del Retiro. Che meraviglia, prendendo questa via qua mi sono imbattuta dentro il Teatro Calderon. Questa è la piazza del Angel. E qui abbiamo anche il racconto del perché questa piazza si chiama Piazza del Angel. Me la cercherò anche in italiano, per chi capisce intanto può leggere in originale. Su questo viale qua, che porta poi alla piazza dell'Angel, da dove stiamo arrivando, è pieno di scritte. Questa in particolare è bellissima. Vivere e avere delle opinioni, aspirazioni e idee. Siamo arrivati in fondo al corso e qui comincia un po' di vita, un po' di movimento, e abbiamo il Museo Nazionale del Prado e poi i Giardini Botanici Reali. Questo è esattamente il museo e qui iniziano i Giardini Botanici Reali. Non so se stanno facendo più casino i bambini o gli uccelli, ma sono veramente bellissimi. Purtroppo non possiamo entrare al Giardino Botanico perché non abbiamo molto tempo a disposizione, ma me li tengo decisamente per una prossima volta qui. Stiamo per arrivare al parco. E visto che ho ancora giusto un po' di tempo, andremo a farci un giro dentro. Qui ci sono un po' di cosine da vedere. Le cose principali che vorrei vedere sono il Palazzo dei Cristalli, il Palazzo dei Velázquez, e poi ci facciamo un giro veloce, giusto per farci un'idea di quello che c'è e farci meravigliare da questo posto. Qui l'autunno è decisamente scoppiato ed è bellissimo. Come vi dicevo, anche dentro il parco ci sono tantissime attrazioni. Questo è il Bosco del Ricordo. Vediamo che cos'è il parterre. Wow! Meraviglioso anche questo. Ed eccoci arrivati verso il cuore del parco. Che meraviglia, c'è anche un laghetto e musica live. Cosa chiedere di più se non questo? Tra l'altro tutti quegli alberi da lontano sembravano in fiore, quindi bellissimo effetto di giorno, ma sono alberi con lucine, quindi sono luminarie che la sera immagino rendono questo posto davvero magico. Lì in lontananza ne vedo anche blu e wow, è veramente meraviglioso. Sono proprio contenta di essere venuta fino a qui. La cosa bella è che c'è un sacco di musica live in questo parco. Questo comunque è il Palazzo Velázquez,
È bellissimo, ovviamente anche lui, una meraviglia pura per gli occhi. Ed eccoci arrivati al maestoso Palacio de Cristal. È praticamente una serra gigantesca. Io le adoro le serre. Siamo arrivati alla fine del nostro giro turistico del parco. Sono 2 ore da quando sono uscita dalla metropolitana, quindi 12.000 passi dopo e 8 chilometri finisce il giro a Madrid. Ora mi avvio verso la metropolitana più vicina, è più comoda per fare meno cambi possibili, e torno da dove sono arrivata, perché dopo devo procurarmi un pranzo e raggiungere il circuito. Ma che meraviglia! Posso chiamarlo Madrid Express questo video. È stato un giro super super veloce, ma molto molto soddisfacente. Sono felice di aver deciso alla fine di farmi questo giro, perché poi tornare a casa senza neanche un assaggino sarebbe stato molto molto brutto. Siamo arrivati a Plaza de Questo è il nostro ultimo punto di interesse prima di avviarci veramente verso la vitro. Qui è davvero spettacolare. Devo farvi vedere tutto per bene perché mi sto innamorando e non vedo l'ora di tornare qui da turista e visitare veramente questo posto meraviglioso. Sono tornata in hotel giusto in tempo per le isole della pioggia. Ora missione pranzo e circuito. Ciao ciao! Eccomi di nuovo qua in camera. La giornata è quasi giunta al termine. Ho finito di lavorare e mentre tornavo in hotel sono passata di nuovo al supermercato perché ho fatto i miei ragionamenti e avevo bisogno di alcune cose che adesso facciamo unboxing insieme. Tra l'altro, io quando vado in un posto non posso fare a meno di visitare i supermercati perché è la cosa che più mi piace fare, shopping di cibo. E quindi sono andata di nuovo al Carrefour e ho acquistato alcune cose. Allora, in primis la colazione per domani e dopo, perché se ieri ero certa di dover fare colazione in camera solo dopodomani, perché ho il volo molto presto e devo essere in aeroporto tipo prima delle 7, e ho scoperto poi che anche domani in realtà devo fare colazione in camera perché devo essere in circuito alle 7:30, e quindi ne ho approfittato per acquistare le cose della colazione. Ho acquistato la marmellata, ho preso le monoporzioni della Hero, che poi se per caso avanzano, ma non credo, comunque le porterò a Milano. Poi questo in realtà è del pane avanzato dal pranzo, perché forse ve l'avevo già accennato oggi che potevo rinunciare anche al pranzo pur di farmi il giro a Madrid, e così è stato. Sono tornata giusto in tempo per passare al volo al supermercato, prendere un po' di pane, un po' di formaggio, e questo è stato il mio pranzo. Poi abbiamo il caffè, sono queste borsine con caffè dentro e tu devi solo metterle dentro la tazza, versarci sopra l'acqua bollente e hai il caffè pronto. Domani le proviamo insieme e vediamo com'è, ma è proprio una trovata genialissima. Poi, cos'altro ho comprato? Questi da portare a casa e in ufficio, perché ho ricevuto dei complain le altre volte che sono stata in viaggio, ho portato qualche cosa. Mi hanno contestato il fatto che porto sempre cose troppo fit e troppo sane, per cui questa volta ho deciso proprio di scegliere la cosa più
che potevo trovare sullo scaffale, così è stato. Ho preso appunto questi donuts con non so cosa c'è dentro. Queste le guardi e ti si innalza l'indice glicemico, il colesterolo, il diabete, tutto quanto. Ma vabbè, sono uno per persona, quindi nulla di troppo grave, troppo rischioso. Poi ho comprato dell'uva spagnola perché la sera mi piace mangiare un po' di frutta dopo la cena e quindi mangerò quest'uva qui, e poi delle banane sempre per la colazione, per le colazioni di domani e dopodomani. Basta, questo è il mio shopping. Ora sto andando verso il ristorante per la cena. Ho trovato il ristorante che fa tutto senza glutine qui, in questo posto, al... perché non mi ricordo mai come si chiama questo posto. Oh my god, San Sebastián de los Reyes, se non ricordo male. Vabbè, mi dovete perdonare, ho questi lapsus e non mi ricordo mai i nomi delle cose, dei posti, ma credo sia così. E poi vi dovevo aggiornare su ieri sera. Ieri sera la cena è stata super gradita dalla mia pancia, non ho avuto alcun tipo di fastidio, per cui accendiamo il fatto che la cosa che mi fa star male è la salsa di soia, che ovviamente contiene glutine e non la soia in sé. Ovviamente non devo esagerare, perché ho avuto dei periodi in cui mangiavo solo soia, mangiavo soia in ogni tipo di forma, edamame, tofu, concentrato di proteine di soia, di tutto, ce la mettevo ovunque, e quindi ho incominciato a non tollerarla, per cui adesso a piccole dosi, diciamo, ogni tanto posso tenerla come opzione, anche perché così rendo la mia scelta un pochino più ampia. Basta con le chiacchiere, andiamo a cena, perché poi voglio andare a letto molto presto perché mi devo alzare prestissimo e non voglio far tardi, perché già stamattina ero tipo capo, troppo distrutta, perché ieri comunque ho fatto tardi, non so come, ma ho fatto tardi. Non voglio che si ripeta stasera. Basta, andiamo a cena, poi vi farò la recensione di... del ristorante di stasera, mentre quello di ieri, che era il ristorante Udon all'interno del centro commerciale qui a San Sebastián de los Reyes, era ottimo, per cui se vi trovate qui andateci, è un'ottima scelta, un'ottima soluzione anche per chi è intollerante al glutine e ha l'esigenza di mangiare qualche cosa di vegetariano. Bom, via, andiamo a cena. Dovrebbe essere questo. Ed è chiuso. Ma come? C'era scritto su internet che chiudevano il lunedì. È chiuso. Ora che faccio? Ne devo cercare un altro. Sono le 9. Mannaggia. E la cena è salva. Una pizza, 4 formaggi, precotta in questo ristorante vuoto. Però intanto si mangia. Non male per essere una pizza pronta. Ottima consistenza. Sapore, ci siamo. Batte sicuramente lasciare da buitoni. Intanto si mangia, quindi non posso lamentarmi. Meno male che amo la pizza. Anche se questa è un po' particolare, però cosa deve fare uno? Questo è. La pizzeria si chiamava Carlos. Ho appena realizzato che oggi ho mangiato solo pane e formaggio. A pranzo il toast, chiamalo toast se possiamo, cioè pane con formaggio, e la sera pane con formaggio, solo che in forma di pizza. Molto bene, niente verdure, adesso vado a mangiarmi l'uva, almeno un po' di frutta.
sentiti in colpa perché ho fatto tardi per te stasera. Comunque, ho scoperto che anche il martedì è chiuso, mentre su internet c'era scritto che solo è lunedì, per cui domani ci riproviamo, verremo a mangiare qui, me lo sento. Sarà una cena perfetta. Eccomi di nuovo qua, io sono pronta per andare a dormire, anche se non mi sono ancora cambiata né fatta la doccia, ma vado in un attimo. Intanto tutti i device elettronici sono in carica. La tisana la sto per preparare e la colazione è pronta qui. Questo è un vizio che ho preso da una persona che quando faceva queste cose di mettere tutte le cose pronte per la colazione prendevo parecchio in giro, ma a distanza di anni ho realizzato che fa guadagnare un sacco di tempo e quindi ottimo insegnamento per me. A proposito di insegnamenti, oggi ho superato un nuovo traguardo che vorrei condividere con voi perché ultimamente ne sto superando parecchi e sono importantissimi e vorrei appunto condividere queste piccole vittorie con voi. La vittoria di oggi è molto particolare perché parla di una mia fobia o fissa. Facciamo intanto la camomilla che così poi è pronta da bere. Allora, dicevo, la fobia riguarda i germi, i batteri e in generale la fissa per l'igiene, e ultimamente la sto combattendo parecchio. Quest'anno ho fatto un sacco di progressi, sono migliorata molto, ma sento che in questo viaggio mi sto proprio superando. Oggi stavo camminando per strada, a un certo punto ha cominciato a piovere e quindi ho tirato fuori il cappello fuori dallo zaino e mi è caduto per terra. E se normalmente avrei rinunciato di indossarlo e quindi sarei andata in giro senza coprirmi la testa, ho fatto un più o meno cosa mi conveniva di più e ho deciso di indossarlo. Ovviamente l'ho sbattuto tipo 100 volte, sembrava una pazza, ma l'ho indossato e sono ancora viva. Wow, sono ancora viva. E quindi per qualcuno sarà una cosa banale, ma per me non lo è. E sono super orgogliosa di me stessa. Poi so di aver fatto altre cose, ma le ho dimenticate, perché ho la memoria molto molto corta. Basta, vado a farmi la doccia e mi preparo per andare a letto perché domani ho una sveglia super presto e sarà una giornata molto molto lunga e prevedo già che ci vedremo domani sera a cena. Mi mancherete un sacco. Ciao! Oggi è la serata giusta. C'è una selezione enorme di cose. Wow! Dalla parte migliore. Qua diciamo che l'umiltà non è di casa, però ecco, hanno la miglior tarta del queso camembert del mondo e non la proveremo. Magari la crema, non lo so, adesso mi faccio convincere dal camembert. Mi ispira un po' anche con il cioccolato liquido, però no,
No, no, no, non fa per me troppo cioccolato, non fa per me. Crepsia. Vabbè, vi faccio vedere anche il dolce e qui chiudo le trasmissioni perché sembra la fine del mondo. Io sono un po' KO, ma wow. Non mi pinta per niente. Non so da dove iniziare. Sono di nuovo in hotel, pronta per andare a dormire. Sono stanchissima e la farò molto breve. La cena è stata super wow. Sembrava... proprio lavoro del destino portarmi qui, in questo posto dove c'era esattamente un ristorante senza glutine e dove si poteva mangiare anche vegetariano, vegano. Che cosa puoi chiedere di più dalla vita? Niente, la cena è stata perfetta, buonissima, la quantità proprio giusta e il dolcino ci stava proprio perfettamente e non ci voleva né di più né di meno. Per cui basta, questa è la chiusura perfetta di questi 3 giorni in trasferta. È stata una delle più carine, ho proprio adorato questa trasferta, anche per la passeggiata che mi sono fatta ieri e sono proprio grata. Quindi andrò a dormire felice, ho fatto già la valigia, ho quasi finito di chiudere tutto, ho fatto il check-in. E vediamo se domani mattina trovo le forze per parlarvi. Ci rivediamo, altrimenti ci vediamo a Milano.